Se pensate che queste immagini siano state girate in piena estate, in un caldo e assolato campo agricolo del sud Italia, sbagliate di grosso, perché in realtà sono dell'inverno appena trascorso, in pianura padana, tra Padova e il fiume Adige. Un terreno così chiaro vuol dire che non ha sostanza organica. Qua sono 3 mesi che non piove e qua non si può assolutamente seminare. Cioè, qua ci vuole lo schiacciasassi. Cemento è diventato. Cemento, sì. E quindi siamo a rischio desertificazione. Basta spostarsi di qualche chilometro e la situazione non cambia, come su questo terreno di erba medica che a marzo dovrebbe essere tutto verde. Si è visto raramente un terreno del genere. Qua l'Adige come sta messo? Bassissimo, sembrano delle pozzanghere, ci sono proprio le dune. Ad essere colpite sono soprattutto le aree del nord, che non avendo mai sofferto la siccità, sono le più impreparate ad affrontare la desertificazione. 30-40 anni fa pioveva e quindi chi coltivava i terreni non aveva bisogno di fare un'irrigazione spinta come quella che c'è oggi. Questa barriera sull'Adige è stata ideata una decina di anni fa. Blocca la risalita dell'acqua del mare, evitando che il sale penetri ovunque. Con l'aumento del livello dell'Adriatico causato dalla fusione dei ghiacciai a livello globale e con siccità di questo genere, l'acqua salata che entra nella falda idrica arriva a oltre 15-20 km nell'entroterra e quindi rende inadatte queste zone all'agricoltura. Ci entrerà il mare in casa e fra 50 anni in quelle aree lì. Questo il PNRR neanche l'ha preso in considerazione. Pensa che avremmo tutto questo nei cassetti dei ministeri, perché già da molti anni esiste la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e nei cassetti di qualche ministero. Ogni cosa diventa urgente se aspetti abbastanza a lungo. Questo vale anche per i rifiuti di Roma, dove chi deve ritirarli può decidere e incidere sulla vita o la morte di un sindaco, incidere anche sulla vita democratica della capitale. Questo vale anche per la gestione del cambiamento climatico, dove sono decenni che gli scienziati avvertono il nostro governo, hanno anche elaborato delle strategie, ma i documenti giacciono da decenni nei cassetti dei ministeri. Rincorriamo sempre l'emergenza, ne diventiamo vittime, non so quanto inconsapevoli. Lo scenario che abbiamo davanti però è apocalittico. Il Po si è abbassato di 7 metri, ci sono 125 comuni che rischiano di rimanere senza acqua, è scattato il divieto di irrigare gli orti, i giardini, di lavare le auto, di riempire le piscine e l'agricoltura è in ginocchio. Questo da una parte, dall'altra sta per arrivare il più grande finanziamento della storia del nostro paese, oltre 190 miliardi dal PNRR, però lo diciamo subito, 160 andranno restituiti. Non solo, ci sono poi dei requisiti che ci chiede di rispettare l'Europa, per esempio fare 66 riforme, la giustizia, la fiscalità, il decreto concorrenza e poi fare anche un po' di spending review. Inoltre ci chiede anche di fare 292 investimenti, cioè investire sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, sull'energia pulita. Bisognerà anche rispettare un cronoprogramma. Proprio Bruxelles ogni 6 mesi verificherà lo stato delle nostre riforme. Se le abbiamo rispettate quelle scadenze, erogherà la seconda rata, se no nulla. Poi a tutto questo il governo ha pensato anche di aggiungere altri miliardi, quelli del fondo complementare, parliamo di 30 miliardi, in totale 222 miliardi e oltre, insomma una montagna di finanziamenti che non ha precedenti nella storia del nostro paese, però rischia anche di mettere in crisi la credibilità del nostro paese. Sapremo rispettare le scadenze? Serviranno questi soldi a migliorare realmente il nostro paese, a soddisfare il fabbisogno, per esempio, per contrastare la siccità? Quanti euro
sono stati investiti dal PNRR, insomma un'inchiesta che è un viaggio verso il futuro, ma con un occhio ai mali del nostro paese, quelli del passato, il nostro. Luca Chianca in collaborazione con Open Police. Qui praticamente siamo in pieno alveo del fiume, ma come potete vedere siamo arenati sulla sabbia e devo addirittura alzare il motore perché sennò la barca si fermerebbe. Questa è un'isola in mezzo al fiume? Esatto, questo è il punto più estremo, non c'è acqua da una parte all'altra del fiume. Filiberto Raisi ha fatto del Po la sua seconda casa da quando ha deciso di trasferirsi qui a Stellata, una frazione in Emilia-Romagna al confine con il Veneto e la Lombardia. Questo è uno dei tanti affluenti del fiume Po, è il Panaro che sfocia proprio in questo punto. Questo arriva dall'Appennino, vero? Questo arriva dall'Appennino emiliano e come potete vedere non c'è acqua che arriva dal fiume e va in Po. È il Po che entra dentro il Panaro qua. Infatti la corrente gira al contrario. Sì, eccola. È completamente fermo qua il fiume. Come un lago, completamente fermo e mano a mano che cala il Po gli fornisce acqua. Qui da ottobre dello scorso anno non vedono praticamente una goccia d'acqua. Risalendo il fiume, arriviamo nel Mantovano, agli inizi di marzo. Questa è la situazione che si presenta nell'alveo del Po. È una situazione che si vede per Ferragosto. Ma è diventata la regola o un'eccezione di questo periodo? Allora, direi una regola che peggiora anno in anno. Voi dipendete molto, no? Dalla neve, delle montagne, delle Alpi. Sì, infatti per noi, cioè, il grande assente di quest'anno è la neve in montagna. La neve ha questa caratteristica che ci scioglie piano piano e quindi passa per il nostro fiume qui e questo ci garantisce acqua per le irrigazioni dei nostri campi. In provincia di Reggio Emilia la sabbia ha ostruito le idrovore dell'impianto di Boretto e per settimane hanno tentato di abbassare il livello dell'alveo del Po per cercare di pescare un po' d'acqua. E noi rischiamo e stiamo rischiando di non riuscire ad accendere le pompe e di non avere l'acqua disponibile all'agricoltura in una situazione geopolitica particolarmente delicata in cui noi diciamo di far partire tutte le deroghe possibili perché dobbiamo portare a compimento le coltivazioni così importanti. Con il nuovo piano di ripresa e resilienza che ha messo sul piatto oltre 190 miliardi di euro, non c'è un intervento che abbia messo al centro il tema della desertificazione e della siccità del bacino padano. Oggi bisogna riflettere se investire in nuovi invasi per uso agricolo e potabile. E lì c'è un dibattito importante perché i luoghi adatti per fare nuove dighe non ci sono più. Quelle che si potevano fare sono state fatte. Bisognerebbe cambiare filosofia, non grandi impianti, ma tanti piccoli invasi locali distribuiti su un grande territorio. Sul tema dell'acqua, il Ministero dell'Agricoltura ha lanciato un bando da 880 milioni di euro per migliorare la gestione delle risorse irrigue, a cui hanno risposto i consorzi di bonifica con domande che hanno superato il budget messo a disposizione, arrivando a 1,6 miliardi di euro. Ma di fatto il bando prevede solo di rendere più efficiente il sistema senza la costruzione di nuovi piccoli invasi o opere che servirebbero per contrastare la desertificazione nel nord Italia. Nel PNRR questo non c'è. Noi non potevamo oggettivamente, seriamente parlare 10 anni fa di desertificazione in questo paese. 15 anni fa non ne potevamo parlare. 15 no, ma 2 anni fa, un anno fa, quando è iniziato tutto il percorso del PNRR, sì. Questo è un tema che va affrontato. Tema che non è ancora stato finanziato, questo è il punto. Con le risorse comunitarie non è finanziabile, è scritto. Oggi il PNRR finanzia solo ed esclusivamente progetti esistenti per la realizzazione e la cantierabilità entro il 2026. Però il rischio è che stiamo finanziando progetti vecchi. Stiamo mettendo dei soldi su interventi che dovevano essere fatti già in passato e non c'erano le risorse. 10-20 anni fa. Sì.
Allora, primo pugno allo stomaco, non stiamo finanziando col PNRR progetti in base al reale fabbisogno del Paese, ma in base alla loro cantierabilità. Si tratta di progetti vecchi di 10-20 anni che non sempre coincidono con quello che è il fabbisogno attuale o futuro del Paese. Perché si finanziano con il PNRR? Perché oggi ci sono i soldi, allora non c'erano, ma oggi non c'è il tempo per scrivere dei progetti nuovi, perché bisognerà chiudere tutto entro il 2026, pena la restituzione dei soldi. Quindi rischiamo di finanziare progetti vecchi, di non terminarli, di dover restituire i soldi e lasciare poi in eredità il regalino alle future generazioni. Magari possiamo trasformarlo in una pista per skateboard. Comunque, tornando alla siccità, invece il PNRR non ha previsto un euro di investimento. Nonostante gli specialisti abbiano da tempo evocato questo scenario e abbiano anche suggerito delle strategie, ma nessuno ha pensato di investire nei piccoli invasi, per esempio nella pianura padana, singoli invasi sparsi laddove c'è il polmone dell'agricoltura, dell'ortofrutta, dell'allevamento del nostro paese. Solo il Ministero dell'Agricoltura ha indetto un bando da 800 milioni di euro circa, ma che riguarda l'efficientamento della rete irrigua, quella che porta l'acqua ai campi. Però anche lì, se hai i fiumi a secco e non hai gli invasi, l'acqua da dove la prendi? E poi, insomma, siamo certi che in 4 soli anni riusciremo a presentare il progetto esecutivo, ad appaltare l'opera, a costruirla e a consegnarla? Cosa ci insegna l'esperienza? Il sistema di invasi di cui si dovrebbe dotare tutta la pianura padana per raccogliere fino all'ultima goccia di pioggia lo troviamo al sud. Siamo in Calabria, provincia di Cosenza, una delle zone a maggior vocazione agricola di tutta la regione. La diga dell'Alto Esaro è stata progettata negli anni 70 con i soldi dell'ex Cassa del Mezzogiorno. Nell'87, a causa di un dissesto idrogeologico, lavori sospesi e mai finiti. La diga del Votturino, invece, è in Sila. Progettata negli anni 60, è stata completata nel 73. Qui doveva nascere un lago. Sì. C'è stato per un po' di anni, poi dal 92 qui l'acqua non è più. Sì, vediamo arrivata. Solo un acquitrino, magari ci fossero le paperelle, ma nemmeno quelle, insomma, vista la temperatura. Siamo sul ponte però, che siamo sul ponte. La diga. Siamo sul ponte, siamo sulla diga. Sì. Dietro di lei ci sono dei lampioni. Siamo alle 4 di pomeriggio con tanta luce, stato di abbandono, ma le luci sono sempre accese. Sì, ci sono le luci accese, non c'è più un guardiano, tra l'altro non recintata pure bene. Ci sono le luci accese. Non me lo dico. H24. Siamo nel momento di passaggio che l'impresa ha abbandonato e noi dobbiamo recuperare questa cosa. Ok, però ecco, guardando a queste opere un po' di paura che i soldi che arriveranno dal PNRR facciano quella fine. Il consorzio bonifica in 10 anni ha fatto quello che in 30 anni non hanno fatto altri. E dopo 10 anni la diga ancora non entra in funzione. Però la Calabria ha sicuramente un merito. È stata una delle regioni con il maggior numero di progetti ammessi nel bando PNRR lanciato dal Ministero dell'Agricoltura per migliorare la gestione delle risorse irrigue. In tutta la Calabria sono stati ammessi progetti per ben 259 milioni di euro. Al momento quelli finanziabili sono solo 5 del valore di 53 milioni di euro. È stata organizzata una cabina di regia per individuare le priorità sul territorio? No, ogni consorzio ha fatto le sue proposte. Ognuno a ordine sparso è andato? Sì, però non ha senso, perché ha ragione lei. Cioè, la politica dovrebbe assumersi il compito di individuare le priorità. Alla fine vince chi è più bravo a scrivere i progetti, non in base alle reali necessità del paese. Comunque, tornando ai consorzi di bonifica, quelli calabresi hanno i bilanci in rosso.
nella piana di Sibari, sono mesi che gli operai del consorzio di Leonetti non lavorano. Quanti soldi devono prendere ancora loro? Loro avanzano 11 mensilità. Quasi un anno. Arretrato. E se ci fermiamo noi si ferma tutto. Perché sono loro a gestire l'acqua, che poi gli agricoltori usano per innaffiare le nettarine, le pesche della zona, che vengono vendute in tutto il mondo. Bilanci non veritieri, disavanzi enormi, operai non pagati, richiesta di pagamenti per servizi non dati. Sono in grado di gestire i soldi che arrivano senza dall'Europa dubbio. Anche perché PNRR, questi consorzi? Senza dubbio, ma le gare saranno effettuate dalla stazione unica appaltante. Però poi chi gestisce il progetto sul territorio? I consorzi. Lo gestiscono attraverso un controllo regionale. Però adesso già lo fate voi il controllo. Eppure i bilanci sono in rosso. Questi. No, per dire... Non è che cambia molto, gli operai non vengono pagati. Si tratta però di esecuzione di lavori... che sono per qualche milione di euro e sono lavori di reti irrigue, non sono lavori di grandissima complessità. Io sono preoccupato dei tempi, perché poi dobbiamo chiudere tutta la partita entro il 2026, se no i soldi neanche arriveranno. No? Esattamente. Guardate, il problema non è delle strutture, il problema è dell'Italia sulla legge dei lavori pubblici. Qualcuno ha detto che in Italia lavorano più gli avvocati che i muratori, e gli ingegneri e così. Quindi lei è un po' preoccupato? Sì. È calmo quando ti giri, dal qua. Siamo nel bel mezzo della diga di Blufi, nelle Madonie, una delle zone paesaggistiche più belle della Sicilia. Nel 90 iniziano i lavori per portare l'acqua ad Agrigento, Caltanissetta e Enna. In pochi anni si ferma tutto, dopo aver speso 260 milioni di euro. Giuseppe Rogato scopre questa diga nel 2007 per un progetto fotografico sulle opere pubbliche incompiute e lancia un'idea. Io ho fatto questa proposta così un po' pazza sulla realizzazione di uno skatepark in questo luogo. Ovviamente è un'idea folle perché è un luogo molto difficile da raggiungere, però naturalisticamente è un posto bellissimo. Altro monumento storico alle incompiute di questa regione è la diga di Pietrarossa in provincia di Catania. Ferma dalla seconda metà degli anni 90, nel 2018 viene finanziato il suo completamento per 60 milioni di euro. Oggi, dopo 4 anni, hanno concluso il progetto esecutivo. Però mi auguro che in 5 anni si possa completare un lavoro del genere. Tra l'appalto e la fine dei lavori? Mi auguro di sì, se non ci sono problemi, perché no? Noi facciamo il tifo per il sindaco, perché qui un'opera del genere darebbe ossigeno a tutto il sistema agricolo per centinaia di chilometri, fino alla piana degli agrumeti intorno a Lentini, tra Catania e Siracusa. Salvatore Ragazzi è uno storico coltivatore della zona che si è fatto il suo impianto irriguo con i pozzi. Ma abbiamo tutta acqua nostra, acqua consortile, qua non sappiamo che cos'è. Pur essendoci state queste condotte che chissà che cosa saranno costate, chissà se c'è stata acqua mai in queste condotte. Queste erano quelle che metteva il consorzio anni fa? Sotto ci dovrebbero essere vecchi tubi del consorzio con le bocchette che adesso noi non vediamo più dove c'era la presa d'acqua. Ragazzi, ci porta a vedere una struttura consortile nata per convogliare le acque di piena, ma che durante l'inverno non ha retto alle piogge. E l'acqua è tracimata verso tutti gli agrumeti che lei vede qua attorno. Adesso è, diciamo che è mezzo pulito. I consorzi siciliani che gestiscono queste opere sono commissariati da anni dalla regione. Partecipano anche loro al bando del Ministero. Presentano 31 progetti per oltre 400 milioni di lavori sulla rete irrigua siciliana. Risultato? Bocciate tutte le domande, unico caso in Italia.